Montorio al Vomano si prepara ad inaugurare la fontana danzante pubblica più grande d'Italia, un evento che promette spettacoli mozzafiato di acqua e musica. L'opera, che si erge maestosa con il suggestivo colle sullo sfondo, sarà il fulcro della nuova Piazza Diamante, il cui taglio del nastro è previsto per sabato alle ore 17:30. È un inizio di una nuova storia montoriese. In questi 4 anni abbiamo fatto tantissimi lavori, ma questo è un punto d'inizio, anche dal nome Piazza Diamante. Un'area abbandonata di 14.000 metri quadri, e qui vediamo decine di persone che si stanno impegnando per gli ultimi ritocchi. Sembra di essere ritornati ai tempi dell'Expo 2015, quando la sera prima a mezzanotte ancora c'erano cantieri aperti. Sarà una grande festa, un grande spettacolo, e la presenza è il fulcro di una fontana, la più grande fontana danzante in Italia, che farà spettacoli quotidiani, 2 spettacoli quotidiani dal lunedì al venerdì e 4 il sabato e la domenica in orari serali. Un'opera che fa parlare di sé già delle prove effettuate nei giorni scorsi. Lo spettacolo di zampilli, colori e musica ha ammaliato i passanti, che hanno visto solo il minimo di quello che la fontana può fare. È un Montorio che sta rinascendo, che è stata sfortunata nei sisma sia 2009 che 2016, in tante cose, ma la forza dei montoriesi è storia dell'Abruzzo, e questa è la dimostrazione. Questa ampia area verde è dominata dalla fontana musicale, progettata a forma di ellisse e caratterizzata da giochi d'acqua che possono raggiungere i 40 metri di altezza. Gli spruzzi sono sincronizzati con brani musicali a scelta grazie a ben 451 ugelli. Inoltre la fontana è dotata di uno schermo d'acqua nebulizzata che permette le proiezioni di immagini, effetti tridimensionali e videoproiezioni, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.